Ti piace sorridere? Mi viene prurito al naso. L'uomo in fuga. La polizia ha trovato l'auto di Martin Lee. Spero di non averlo perso. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Con voi Vincent. Qui abbiamo la cara Berlina, che avevamo visto l'altra volta. Cioè, ci ha informato Yuri. Devo avvisare Mary Jane. Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Che stai combinando, MJ? Standish sostiene che i demoni cerchino qualcosa a Grand Central. Ma che cosa potrebbe essere? Forse dovrei chiamare Peter e avvisarlo che mi trovo qui. O forse meglio di no. Mi direbbe di tornare a casa e di incatenarmi al computer. Darò un'occhiata veloce e poi lo aggiornerò. Un'occhiata veloce. Ma, guarda. Ogni volta che stai tu, proprio ho dei brutti presentimenti. È una mostra. In mezzo alla stazione, che poi questa sarebbe la stazione centrale. Ma questo l'ho già visto, Cambia canale. Neppure questo l'ho visto. Rafforza il sistema nervoso dell'organismo, consentendo di restare svegli e attivi per oltre 72 ore senza effetti collaterali. Oscorp desidera offrirvi il dono più prezioso, il tempo. Sì, per rimanere sempre svegli. E sta roba? Che figata! No, io rimango sempre qui, non me ne frega niente. No, no, tu te ne vai. Via, non è posto per te questo. Bellissimo. Cioè, se uno vuole diventare invisibile, se te compra sta cosa. A sto punto non sarebbe meglio una tuta? Comunque io sono stato tutto quel tempo a vedere quelle cose. Crediamo che la miglior difesa sia l'attacco. E quando si tratta di combattere l'inquinamento atmosferico, siamo armati fino ai denti. Il diffusore Gaia rilascia dell'atmosfera. Aia. Sarà più semplice per tutti se resti calma e fai come ti dico. Aiuto! Polizia! Sarebbe meglio non avvisare Peter. Sì. Come no? Poi solo un attimo, poi me ne vado. Le ultime parole famose. Ufficio del sindaco. Mi passi il sindaco Osborne. Chi parla? L'uomo che sta cercando. Cosa vuoi? Ti voglio al Grand Central Terminal entro mezz'ora. Da solo. Non farai versare altro sangue. Ha spaccato il telefono. Già costano quelle cose. Quindi? Che si fa? MJ, sto arrivando. Sei ferita? No, sto bene. Ma fai presto. Arrivo prima possibile. Ma che ci fai a Grand Central? Ti spiegherò dopo. Ascolta, lì sta per diffondere il respiro del diavolo. Devi andartene. Non agirà fin quando non sarà arrivato Norman Osborn. Quindi era questo il piano di Lee fin dal principio? Incolpare Norman costringendolo a diffondere il respiro del diavolo? Potrebbe avere senso per una mente disturbata. Cavolo, si era scaricato, vabbè, avete visto l'animazione. Ok, ci sono. Sto entrando in stazione. Devo fare attenzione a qualcosa. State A quei droni. Non fateci del male.
sta pattugliando la zona con dei droni. Era preparato al tuo arrivo. Non preoccuparti. A tema Spider-Man. Vedi un punto d'uscita sicuro? Aspetta un attimo, eh. Ma quello non potrebbe andare. Ma è la stessa cosa, Ira. Vado subito. Se mi avvicino, i droni mi noteranno. Vedi quel tablet? Controlla i droni. Puoi prenderlo? Sì, se tu li distrai. Magari senza farti sparare. Sono pronto, aspetto te. Aspettami. Ok, sono pronta. Arriva. This is him. Ok, vai. Sì, se me fanno passare magari. Non mi arrendo senza lottare. Ma che fa sto scemo? Fermo! Proviamo a calmarci. Sono una giornalista. Ho una linea diretta col sindaco Osborne. Posso fare in modo che arrivi qui in tempo. Come? Prima lascialo. Sto deficiente. Voglio fare l'eroe. Sì. Ce n'è già uno di eroe. E quello non sei certo tu. Deficiente. Cioè, stava andando tutto liscio come l'olio. No, arriva quello. Beh. Salta. Attenzione alle gambe. Non devono vedermi. Oh, madonna. Come me lo so scansato. Oh, non si buttano però le cose per terra, eh. Cioè, questo vorrei sottolinearlo. O comunque c'è la rampa, eh. Volendo possiamo andare da qui. Dalle scale ci mettiamo più tempo. Al riparo. Dai, quel tablet. Sì. Datti una mossa. Bene, arrivo. Andiamo, andiamo. Ci sono quasi. Hai capito. È fatta. Brava, ora ti porto via da qui. È il respiro del diavolo? A quello penso io. No, siamo partner. Ne parliamo dopo. Queste persone potrebbero morire. Anche tu, non lo permetterò. No, ho scelto di essere qui, è un problema mio. Che significa che l'hai scelto? Oh, è tosta. Allora inizia a metterli KO. Il silenzio. Ah, quindi posso utilizzarla. Ancora troppo vicini. Avanti. E che me ne volevo andare da quell'altro. Ti ha lasciato sta maglietta. Brutti mascalzoni. Lasciano tutto immenso. MJ, sapevi che Martin sarebbe stato qui? Non proprio. Che vuoi dire? Sospettavo potesse accadere qualcosa, ma non questo. Perché non me l'hai detto? Pensavo fossimo partner. I partner si fidano l'uno dell'altro. Che significa? Io mi fido di te. Sì, quando sono a casa seduta al computer. Oh, andiamo. Possiamo pensare a salvare. Sì, mo vuoi ascoltare le cose. Madonna, stava pur per vedere. No, e prendi quello. Quello. E ciao. Oh! No, quello non ha sentito. Prendi quello. Non l'ha sentito. Vabbè. Non l'ha sentito. Ma veramente voi siete sordi, eh. Cioè, ve lo posso dire. Ma se non lo senti. Meno ma. Va. Proprio da qui, va. Avanti. Ora. Ok. No, non ti girare da questa parte. Devo superarlo. Sono pronto. Renji, hai già pigiama?
Avviate il timer. Paura. È la tua occasione. Addio ragazzi. Vabbè, addio si fa per dire. Io penso al respiro del diavolo. Toglietevi! Questo le fa male alla panza, quella. Questo non mi ha mai fermata. Ok, cosa vedi? Vedo... Oh, ok. Il blu è collegato alla batteria. Il giallo ha una ventola. Quello rosso ha un piccolo punto esclamativo. Allora, il primo passo è scollegare i fili dalla batteria. Segui i fili fino all'altra estremità e staccali da quel lato. Allora, scollega i fili dalla batteria. Sai che non mi ricordo, eh? Oh, madonna. Da dove si scollegano? Ah, ok. Oh, cavolo. Io non mi ricordo. Ma quello rosso non credo. Sarà questo? Ok, ho staccato il primo filo. Ora passa al secondo. Oh, sarà questo. Il timer si è aggiornato a 30 secondi. È un circuito a cascata. Poi tocca alla ventola. Sì, poi l'ultimo, ma devi sbrigarti. Ok, ora quello rosso. No, vai! Finito. Ce l'hai fatta! Madonna, sì. Ho sbagliato l'ordine dei cavi, ma vabbè. Mi servirebbe l'aiuto di Spidey. Ci sei? Giusto, apro un passaggio. Ma fallo in silenzio. Certo! Devo pensare all'incolumità degli ostaggi. Madonna. Ole. Oh, per il momento me la sto cavando. Per il momento. Spero non mi veda. Anche perché sta di spalle, eh. Sì. Tu vai a finire là sotto. Oh! Ah! Non ci posso credere, mali morti. Ok, MJ, ora... L'immortacci sua! Presto, seguitemi tutti! Madonna santa, quello lì! Doveva pure essere uno di quelli grossi! Mi spaccherei io la testa, MJ, qua! Ce l'avete fatta! Oh! Oh! Ottimo lavoro! Peter? Sì? Quando avrai finito fare un po'. Sì. Va a quel paese! Ma trova lì e fagli male! Sì, vabbè. Oh! Mia solidarietà. Spero di non rientrare nella categoria. Madonna. Aspettate un attimo, eh. Wow! Wow! Spara, spara. Wow! Ma non a te. A te. Oh! Oh! Ok, attenzione! Oh! Qua è... mi stai stressando! Oh! Oh! Wow! Ma che aspetta? Quello inciampato! Baboom! Oh, quello sorride! Ti piace sorridere? Proprio a lui volevo fare. Infatti, e te stai fermo! Grazie, molto gentili! Oh! Hai scocciato proprio! Mi viene prurito al naso! Ah! Non cade giù! Ah! Ah! Madonna! Oh, cavolo! Tu... No, 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 no! Ok. Oh! Non mi capacito di una cosa. Se voi siete scemi, siete scemi. Ah, è rimasto lui. Ragazzi, una curiosità.
Grand Central ha il piano interrato più esteso di tutta New York. Wow. Forte, vero? Grazie per le notizie. Metà del ponte di Brooklyn. Ah, concordo. Rimpiango i bei vecchi tempi. È una New York che non esiste più. Comunque, potrei dirvi curiosità per ore, ma devo impedire al vostro boss di distruggere la città. Sarà per un'altra volta. Togliti questa dalle mani. No! Ah! Quello la prende! Ah! Ancora vivo? Boom! Cosa pensi di fare? Devi scappare in treno. Devo impedirglielo. Accesso ai binari aperto. Ecco dove è andato. Da dove? Oh, l'ho preso! Eccolo! Te la lancio. Via! Vado, gli ho fatto zappare la testa! Oh! Ma state aumentando. Il treno si muove, lì sta scappando. Ah, caro mio, tu fare una brutta fine per tutto il fastidio che mi hai dato. Scusa il ritardo, è un brutto vizio. Questo mi ricorda il combattimento fra Dottor Octopus a Spider-Man 2, Ma proprio all'angolino mi dovevi far mettere! No, veramente? No, mi stai rompendo, Oh! Ma non puoi continuare a fare tu! Madonna! Ecco. Madonna! Madonna! Non fai più il gradasso! Ma che non sto più nell'angolino! Gli angoli sono brutti! Non la smetti? Ne vuoi altri? No, no, io non ne voglio, devi averli tu. Ah, ti ho fatto la finta. Vabbè. Perché fai tutto questo? Saldo un vecchio conto. Vabbè, mo si ricarica, diventa più forte, vabbè. E mo stiamo proprio freschi. Meglio tenere le distanze ora. Oh! Ah! Devo sbrigarmi prima che si riprenda. Ha abbassato la guardia. Oh cavolo. Sei malato. Devi farti aiutare. Ma vabbè, sensazionale. No, non possiamo sfasciare anche questo. Ok. Non voglio ferirti. Niente può ferirmi. No, non più. Ok. Una bella scossa. Niente freni? D'accordo. Sì, vabbè, sempre come al secondo. Ah, ok. L'ultima volta ha funzionato. Yuri, c'è un cantiere tra la 42 e la prima. Infatti. L'area resterà chiusa ancora un mese. Perché? Perché ha appena sbucato una metropolitana.
prossima fermata, il carcere. Ma sì. Riportatelo in laboratorio. Davanti! Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Ehi, sono io. Se vuoi parliamo. Beh, però puoi scrivere. No, non finita in quel senso! Di no. Ah, sì, ottimo. Meno ottimo. Ah, a che deve pensare? Oh, tu dici? Grandioso. Sti problemi. Mamma mia. Il respiro del diavolo in mano alla Sable. Come ti senti? Come mi sento? Quanto tempo ho per rispondere? Non molto. Le tue bravate si traducono in altre scartoffie per me. Ma ci tenevo a dirti bel colpo. Grazie, Yuri. Ne avevo bisogno. Colpa di Leo, ho trascurato la città. Meglio tornare agli affari dell'amichevole ragno di quartiere. Vabbè, lo farò. Io quasi quasi, a parte quelli di... così, di ragno, di qua, cioè di lavori, faccio per conto mio queste missioni secondarie su queste bombe, che mi interessa molto, mi intrigano. Fighissimo. Costume Spider-Man 2099, nero. Vabbè, comunque... ce ne ho ancora da sbloccare di costumi. Comunque, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Abbiamo arrestato e messo in gattabuia, salve gente, il signor Lee. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi.